Allora, adesso vediamo se possiamo dividere numeri un po' più grandi. Come punto di partenza, per poter dividere i numeri grandi, devi almeno sapere le tabelline. Dalla tabellina dell'1 fino almeno alla tabellina del 10. Fino a 10 per 10, che come sai faccetto, no? Partendo da 1 per 1, salendo a 2 per 3, su fino a 10 per 10. E almeno quando stavo a scuola io abbiamo imparato fino a 12 per 12, ma probabilmente 10 per 10 ti basta. E questo è solo il punto di partenza, perché per fare moltiplicazioni, per fare divisioni come questa, diciamo che prendo 25 e lo voglio dividere per 5. Perciò potrei disegnare 25 oggetti, potrei dividerli in gruppi di 5 o dividerli in 5 gruppi e vedere quanti elementi ci sono in ciascun gruppo. Però il modo più veloce per farlo è pensare, ok, 5 per quanto fa 25? 5 per punto interrogativo fa 25. E se sai le tabelline, in questo caso la tabellina del 5, lo sai che è 5 per 5 che fa 25. Quindi una cosa del genere, sei immediatamente in grado di saperlo, visto che conosci le moltiplicazioni. Lo sai che il 5 sta nel 25 5 volte e scrivi il 5 lì, non sopra il 2, perché ancora vuoi fare attenzione alle posizioni delle cifre, eh? Vuoi scrivere il 5 nel posto delle unità. Ci sta 5 unità, o esattamente 5 volte. È la stessa cosa, se dico il 7 sta nel 49, quante volte? E dici, è come dire 7 per quanto? Potresti invece di un punto interrogativo ci potresti lasciare uno spazio, ma insomma 7 per quanto è uguale a 49? E se sai le tabelline, sai che è 7 per 7 che è uguale a 49. Tutti gli esempi che ho fatto fino adesso sono un numero moltiplicato per se stesso, però fammi fare un altro esempio. Allora, fammi fare il 9, sta nel 54, quante volte? E quindi di nuovo, per farlo devi sapere le tabelline. 9 per quanto è uguale a 54? A volte, se non lo sai a memoria, potresti dire 9 per 5 fa 45, quindi 9 per 6 sarebbe 9 in più e quindi fa 54. E perciò il 9 sta nel 54 6 volte. Perciò come punto di partenza devi sapere a memoria tutte le tabelline, dall'1 per l'1 fino al 10 per 10, per essere in grado di fare almeno i problemi semplici in tempi, diciamo, relativamente brevi, ecco. Adesso, tolto di mezzo questo, proviamo a fare un paio di divisioni che magari non c'entrano perfettamente con le tabelline. Quindi diciamo che voglio dividere il 3 nel 43. E di nuovo, 3 è più grande di 3 per 10 o 3 per 12. Anzi, no, fammene fare un altro, dai. Fammi fare il 3 nel 23. Ok. Allora, se conosci la tabellina del 3, ti rendi conto che 3 per niente fa esattamente 23. Allora, lo faccio adesso, guarda. 3 per 1 fa 3, 3 per 2 fa 6. Fammele scrivere tutte. 3 per 3 fa 9, 12, 15, 18, 21, 24, giusto? E non c'è 23 tra i multipli di 3, perciò come la risolvi questa divisione? Quello che fai è pensare qual è il più grande multiplo di 3 che sta nel 23? Ed è 21. Il 3 sta nel 21 quante volte? Beh, lo sai che è 3 per 7 che fa 21. E perciò dici, ok, il 3 sta nel 23 7 volte. Però non ci sta in modo pulito, perché 7 per 3 fa 21. E quindi c'è una rimanenza, c'è un resto. Quindi se fai 23 meno 21, hai un resto di 2. E perciò puoi scrivere che 23 diviso 3 è uguale a 7, con resto, magari scrivo la parola per intero, resto di 2. Perciò non è che ci debba stare per forza proprio pulito, magari in futuro impariamo le frazioni decimali, però per adesso diciamo che ci sta 7 e poi però ne restano 2. Perciò puoi fare le divisioni anche dove il numero per cui dividi non è esattamente un multiplo del numero più grande. Però facciamo un po' di pratica con i numeri ancora più grandi. E penso che qui ci vedrai uno schema. Allora, facciamo quanto sta il 4. Adesso scelgo un numero piuttosto grande, 344.
E subito quando lo vedi mi puoi dire: senti, io conosco fino a 4 per 10 o 4 per 12, 4 per 12 fa 48. Questo è un numero molto più grande, va molto oltre quello che so della tabellina del 4. Però adesso quello che ti mostro è un modo di farlo conoscendo solo la tabellina del 4. Quindi quello che fai è dire: ok, il 4 sta nel 3, quante volte? In realtà quello che stai dicendo è il 4 sta in questo 3 quante centinaia di volte, perché questo è 300, giusto? Si tratta di 344. Ma il 4 sta nel 3 nessun centinaio di volte, oppure come dire che il 4, magari il modo migliore di pensare è che il 4 sta nel 3 0 volte. Perciò vai semplicemente avanti e adesso consideri, ti concentri sul 34. Perciò il 4 sta nel 34 quante volte? E qui la tabellina del 4 la possiamo usare. 4, vediamo. 4 per 8 fa 32 e 4 per 9 fa 36. Perciò il 4 sta nel 34. 9 è troppo grande, no? Perché 36 è più grande di 34. Quindi il 4 sta nel 34 8 volte e avremo un po' di rimanenza. Quindi il 4 sta nel 34 8 volte. Quindi cerchiamo di capire quanto ci rimane. In realtà quello che stiamo dicendo è il 4 sta nel 340 quante decine di volte, perché in realtà stiamo dicendo che il 4 sta nel 340 80 volte. Nota, l'abbiamo scritto sul posto delle decine. Però per fare questo problema velocemente, diciamo semplicemente che il 4 sta nel 34 8 volte, scriviamo l'8 però nel posto delle decine. Adesso, 8 per 4 fa 32. E adesso dobbiamo capire quanto ci resta. 34 meno 32, 4 meno 2 fa 2. E poi questi 3 si annullano. E quindi resti giusto con un 2. Però siamo sulla colonna delle decine, giusto? Questa colonna qui, questa è la colonna delle decine. E quindi in realtà quello che abbiamo fatto è dire che il 4 sta nel 340 80 volte. 80 per 4 fa 320, giusto? Perché ho scritto il 3 nella colonna delle centinaia. E poi c'è... Fammi pulire un po' perché non voglio che questo sembra un 12, quando ho diviso le colonne. Ok, quindi il resto è 2, però il 2 l'ho scritto sul posto delle decine, quindi in realtà questo è un 20. E adesso fammi portare giù questo 4, perché io non volevo dividere per 340, io volevo dividere il 344, quindi porti giù il 4, fammi cambiare colore, 24. E quindi adesso abbiamo appena detto che il 4 sta nel 344 80 volte. Abbiamo scritto l'8 sul posto delle decine, poi 8 per 4 fa 320 e il resto adesso è 24. Quindi, quante volte ci sta il 4 nel 24? Beh, lo sappiamo bene, no? Perché è 4 per 6 che è uguale a 24. E perciò il 4 sta nel 24 6 volte. Lo mettiamo sul posto delle unità. 6 per 4 fa 24 e poi sottraiamo 24 meno 24, sottraiamo anche qua. E otteniamo 0 e quindi non c'è alcun resto. E perciò il 4 sta nel 344 esattamente 86 volte. Perciò prendendo 344 oggetti e dividendoli in gruppi di 4 otterremmo 86 gruppi, oppure se li dividessi in gruppi di 86 otterresti 4 gruppi. Facciamo un altro paio di problemi. Secondo me ci stai un po' prendendo la mano, dai. Allora fammi fare 7, ne faccio uno semplice. Il 7 nel 91. Allora di nuovo, questo va al di là di 7 per 12. Che fa 84, che lo sai dalla tabellina. Quindi usiamo lo stesso sistema che abbiamo usato nell'ultimo problema. 7 sta nel 9. Quante volte? 7 sta una sola volta nel 9. E 1 per 7 fa 7. E adesso hai 9 meno 7, che fa 2. E poi porti giù l'1. 21. E ricorda, di questa potrebbe sembrare una magia, ma quello che hai detto veramente è che il 7 sta nel 90 10 volte. 10 perché l'abbiamo scritto sul posto delle decine, poi hai detto 10 per 7 fa 70, giusto? Ci potresti mettere anche uno 0 qua, no? E poi 91 meno 70 che fa 21. Perciò 7 nel 91, 10 volte il resto 21. E poi dici 7 sta nel 21, beh lo sai, no? 7 per 3 fa 21. Perciò il 7 sta nel 21 3 volte. 3 per 7 fa 21, li sottrai l'uno dall'altro e il resto 0. Quindi 91 diviso 7 è pari a 13. Facciamone un altro. Non voglio prendermi una pausa per spiegarti i posti e tutto il resto, penso che tu lo capisca, no? In questo video voglio quantomeno che tu capisca bene bene il processo. Allora facciamo 7, no, continuo ad usare il numero 7. Fammi fare un numero diverso, dai. Lasciami fare, fammi fare, fammi fare. 8.
sta nel 608. Quante volte? Perciò faccio 8 sta nel 6. Quante volte? Ci sta 0 volte. Quindi fammi andare avanti. 8 sta nel 60. Quante volte? Fammi scrivere l'8. Allora, fammi tracciare una linea qui, così non ci confondiamo. Scorro un po' verso il basso. Ho bisogno di un po' di spazio sopra il numero. Adesso, l'8 sta nel 60. Quante volte? Allora, sappiamo che 8 per 7 è uguale a 56 e che 8 per 8 è uguale a 64. Quindi l'8, 64 è troppo grande, quindi non è questo, perciò l'8 sta nel 60 7 volte. E ci sarà un po' di resto, no? Quindi l'8 sta nel 60 7 volte. Dal momento che stiamo facendo l'intero 60, mettiamo il 7 sopra il posto delle unità nel 60, no? Che è il posto delle decine in tutta questa faccenda. Quindi 7 per 8, lo sappiamo, fa 56. 60 meno 56 fa 4. Possiamo fare l'ammento, oppure se volessimo potremmo prendere in prestito, questo diventa 10, questo diventa un 5, quindi 10 meno 6 fa 4. E poi porti giù questo 8. 8 sta nel 48, quante volte? Quanto fa 8 per 6? Fa esattamente 48. E quindi 8 per, quindi l'8 sta nel 48 6 volte. 6 per 8 fa 48. E poi sottrai, abbiamo sottratto anche qua, e 48 meno 48 è uguale a 0. Quindi di nuovo otteniamo un resto 0. Spero tu stia cominciando a capire come fare queste divisioni più grandi, no? E tutto quello di cui abbiamo veramente bisogno di sapere per affrontarle sono semplicemente le tabelline, magari fino a 10x10 o 12x12.